Ciao ragazzi, benvenuti su questo nuovo video. Oggi faremo insieme una mukbang. E per l'occasione ragazzi sono andato a prendere un hamburger da Roadhouse. Quindi bando alle ciance ragazzi, iniziamo. 4:20. Ecco qua ragazzi, iniziamo a fare questo unboxing. Qua ci abbiamo paninetto bello, patatine belle, ketchup, maionese, ketchup, posate che non useremo, questa roba inquina, buttare via, tovaglioli. Ragazzi, impiattiamo perché anche l'occhio vuole la sua parte, quindi... Eccoci qua. Iniziamo che c'ho fame. Iniziamo con la maionna. Mettetevi comodi e godetevi il video, questo momento insieme. Questo momento è anche un momento per conoscersi. Faccio un paio di domande, poi mi risponderete in futuro. Qua sotto. Che bello. Come avete passato la giornata, ragazzi? Qua a Milano è un macello, oggi pioveva tutto il giorno. E infatti ho preso un sacco di acqua a lavoro. Ho ordinato questo maxi burger da Roadhouse perché volevo provarlo assolutamente. Perché oggi che è giovedì c'è lo sconto del 50%, quindi volevo approfittarne. Che forza. Diamo un morso, raga, a questo mega panino. Guzzeria. Avete mai provato il panino di Roadhouse? Fatemelo sapere. Secondo me questo panino qua è molto buono. Raga, pigliate un morso. Gnammede. Buono, eh? Com'era? È proprio buono, raga, proprio buono, cioè. Questo panino qua, ragazzi, non può essere paragonato a un panino di McDonald's o di Burger King, è completamente diverso. Guzzeria. Prendete una parte, raga, non fate complimenti. Queste patatine qua a barchetta sono deliziose. Cosa state mangiando in questo momento, ragazzi? Scrivetemelo, interagite, voglio sapere cosa state facendo.
Ragazzi, le patatine me le sono già seccate, cioè. Un po' pochine per me. No way. Puliamo. Che bontà! Questo panino qua, se fosse aperto, no, se il Roadhouse fosse aperto alle 2 di notte di sabato sera, andrei dritto lì, altro che kebabaro. Che sono un bambino, mi sono sporcato ovunque. Comunque, volevo dirvi, questo panino qua normalmente costa 13,90 se non sbaglio, ma oggi che è giovedì l'ho pagata il 50%, quindi 6,90 se non sbaglio, sì, l'avrò pagato così. Non male come cheat day, eh. Io un giorno a settimana me lo scelgo e mangio quello che voglio, cioè o pranzo o cena, non tutte e due. E oggi ho scelto di assaggiare questo panino perché ero molto incuriosito, perché ho visto che tanti miei amici ne parlavano molto bene, quindi ho detto dai, proviamo. Tanta roba. Che benessere. Oh yes, Chico. Questo panozzo fa paura. Cioè, non riesco a parlare e a descrivere le mie emozioni in questo momento. Sono troppo preso a mangiare. Quindi mi fermo un attimo. Il bacon molto buono.
Penso che sia uno dei migliori che io abbia mai assaggiato per adesso. Paragonato a McDonald's e Burger King, questo panino sicuramente è migliore. Paragonato con il panino che abbiamo assaggiato insieme da Five Guys, supera anche quello di Five Guys. Quindi primo posto per il mio gusto, al primo posto classifica temporanea, perché magari domani assaggio un altro panino e questo qua viene superato. Primo posto questo Maxi Burger, secondo posto il panino che ho preso da Five Guys, poi terzo posto Burger King e quarto posto McDonald's. Questa è la mia classifica per adesso, per questo momento. Tanta, ma tanta, ma tanta roba, raga. Che bontà, ragazzi. Riepilogando, ho pagato 7,90 euro per tutto quanto, patatine e panino, può essere, sì. E come voto do per il conto, secondo me un bel 9 se lo merita, ma perché oggi? Però solitamente 13,90 euro. Sì, lo spenderei 13,90 euro, però ne approfitterei di più andando il giovedì, che c'è lo sconto del 50%. Le patatine diamo un bel 6, perché non erano abbastanza per me, cioè c'è da dire che erano dentro qua, ma non erano abbastanza per il mio gusto. Detto ciò, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciatemi un bel like, se non vi è piaciuto, ragazzi, lasciatemi un bel like, iscrivetevi qua sotto, seguitemi su Instagram e ci vediamo alla prossima. 4:20. Ha! Ci vediamo, raga, alla prossima. 4:20.